Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura, accanto alla cella numero 1, alla cella numero 5 e tante altre celle che hanno visto la presenza dei confratelli di Padre Pio. Oggi in questa giornata, per ricordare una figura importante per lo stesso Padre Pio da Pietrelcina, il papà, zio Grazio, così come veniva affettuosamente chiamato da tanti. Quando si ricorda un genitore, quando si ricorda in modo particolare il papà, possiamo immaginare che anche lo stesso Padre Pio lo ricordava quando lui è morto. Ecco, lui si spense ad 86 anni, il 7 ottobre del 46, e venne direttamente accudito da lui nella casa Maria Pail negli ultimi giorni di vita, perché dopo la morte della moglie papà Grazio si è trasferito qui a San Giovanni Rotondo, e la sua cella era la numero 10, dove stette per qualche tempo, e poi si trasferì direttamente a casa Maria Pail. Quando ricordiamo un papà, non possiamo che non ricordare quanti sacrifici fanno i papà per i figli e quanti sacrifici ha fatto il papà di Padre Pio per lui. In effetti si può cominciare a ricordare i suoi due viaggi in America. La prima volta a Buenos Aires, le cronache raccontano, per pagare gli studi al figlio. La seconda volta a New York, le cronache raccontano, per pagare le spese mediche del figlio e per racimolare qualche soldo per la sua famiglia. Così come possiamo ricordare tanti altri aneddoti, come ad esempio il pozzo di Pietrelcina. Grazio si irritava sempre perché non trovava l'acqua a Piana Romana, e fu proprio lo stesso Francesco a calmarlo, ad indicargli un altro posto dove Gesù gli aveva indicato. Oppure quando Grazio era presente a quel miracolo di San Pellegrino, quando portò il figlio in pellegrinaggio al santuario, e lì insieme ha visto, lì insieme a tanta gente ha visto quello che accadde a quel bambino che, racconta Padre Pio, era un ammasso di carne più che un bambino, e la mamma lo buttò sull'altare, e Padre Pio, anzi il piccolo Francesco, pregava per lui, e questo bimbo guarì immediatamente. E lui racconta che quasi per paura prese il figlio e lo portò via da quel santuario, proprio perché la folla lo stava quasi travolgendo. Il papà che era presente quando andò a salutarlo al noviziato, fra Pio, per le regole severe del noviziato, non poteva neanche alzare lo sguardo e guardarlo e abbracciarlo. E allora Grazio si rivolse al padre maestro: ma che avete fatto? Me l'avete scemonito questo ragazzo? Che cosa sta succedendo? E il padre maestro gli sciolse l'obbedienza, e finalmente Francesco, ovvero era già fra Pio, poté riabbracciare il padre quasi piangendo. O ancora il piccolo risentimento, si trovava proprio qui il papà di Padre Pio, quando chiese al figlio: senti, io sento un po' di nostalgia di casa, vorrei tornare a Pietrelcina, andare un po' a salutare tutti, quindi non ho i soldi per la corriera, ecco, se mi puoi dare qualcosa. E Padre Pio disse: no, io non ti posso dare niente perché io non ho niente. Qui il padre di nuovo insistette nei confronti del figlio: ma come, tu hai tanti soldi? Ti sto chiedendo soltanto i soldi per la corriera, per andare a Pietrelcina, non ti sto chiedendo tantissimo. E Padre Pio rispose: io non ho soldi da darti, quei soldi che ho sono soldi che utilizzo per la Casa Sollievo, per i poveri, per gli ammalati. E anche il fatto che accadde proprio in questa cella, quando gli venne assegnata dai superiori, lui doveva andare a dormire, era sera, e nel momento in cui doveva entrare trovò due frati all'interno. Lui, quasi un po' scosso, perché disse a questi frati: qui c'è solo un letto e devo dormirci io, quindi è la stanza assegnata dal guardiano a me, ora non so come fare, non so. Lui cercava di parlare, ma questi frati non rispondevano. A un certo punto, quando parlava, questi frati scomparvero. Allora qui lui, impaurito, scombussolato, torna dal figlio, va nella cella numero 5, tutto impaurito, dice, racconta il fatto al figlio, e allora subito Padre Pio
lo tranquillizza, lo rasserena e gli racconta che si tratta di due frati che sono in purgatorio, papà, quindi loro hanno bisogno di preghiera, vengono qui perché devono scontare la loro pena. Possiamo immaginare lo stesso Grazio come era spaventato, tanto è vero che padre Alberto d'Apolito racconta che padre Pio dovette stare qui accanto al papà quasi per tutta la notte, fin quando lui non ha preso sonno. E non possiamo non concludere con un altro piccolo fatto che è accaduto nella sacrestia antica, quando in tanti si avvicinavano a Padre Pio dopo la celebrazione eucaristica per salutarlo, per porgergli anche una lettera, per chiedergli qualcosa, per baciargli le mani, e tra questi un giorno c'era anche Papa Grazio che si avvicinò e stava per baciare le mani, e Padre Pio subito tolse le mani e disse: papà, non devi baciarmi le mani, anzi è un figlio che deve baciare le mani al padre. E con grande tenerezza Grazio gli disse: ma io voglio solo baciare le piaghe del Signore.